Alcune cose sono davvero sorprendenti, ma sapevi che la maggior parte delle bevande alcoliche contengono complessivamente 13 minerali necessari per il nostro sostentamento? Oppure che circa l'1% della popolazione mondiale è ubriaca in qualsiasi momento? Potresti essere tra quelli. O che un singolo spermatozoo ha l'equivalente di 37,5 MB di informazioni del DNA al suo interno? Questo significa che una normale eiaculazione è paragonabile a un trasferimento dati di 1500 TB. Dillo a un'iguana, a un koala o a un varano di Komodo, che hanno due peni. Oppure al canguro, che ha tre vagine. L'octopus maschio, d'altra parte, spesso strappa via il suo braccio per l'accoppiamento, lo inserisce nella femmina e nuota chissà dove per poi morire. Che romantico! In media una persona cammina l'equivalente di 3 volte attorno alla Terra nel corso della propria vita. Se invece tutta la popolazione della Cina camminasse in fila indiana, impiegherebbe circa 30 anni per compiere un giro completo della Terra, considerando il tasso di riproduzione. Ma solo dopo un paio di settimane, nei loro pantaloni, saranno cresciuti 1000 batteri nella parte frontale, 2500 nella posteriore e 10.000 nel mezzo. E sapevi che l'iPhone è il secondo prodotto più venduto di tutti i tempi, dopo il cubo di Rubik, che ha 43 quintilioni, 252 quadrilioni, 3 trilioni, 274 miliardi, 489 milioni, 856 mila combinazioni? Un po' come un mazzo di carte, il quale, se mischiato, produce una combinazione mai esistita prima d'ora. Ma com'è possibile? Un semplice calcolo matematico dimostra che il numero delle possibili disposizioni di un mazzo di carte è colossale. E che dire del fatto che l'ossigeno è necessario per la combustione e l'idrogeno è un gas infiammabile, ma insieme formano l'acqua, che spegne le fiamme. Prima dell'invenzione della gomma per cancellare, veniva utilizzato il pane per rimuovere le tracce della matita, mentre il burro di noccioline, sottoposto a una pressione estremamente forte, può essere trasformato in diamanti. Ah ah, questo tramezzino è molto prezioso. E se hai voglia di un caffè caldo, prova a urlargli per 8 anni, 7 mesi e 6 giorni. Dovresti produrre l'energia sonora sufficiente per scaldare la bevanda. Per quanto strano possa sembrare, il cervello effettivamente si identifica da solo. E alla fine un fisico che studia gli atomi non è altro che un insieme di atomi che sta provando a comprendere se stessi. Se hai una domanda alla quale vuoi una risposta, scrivila nei commenti. Oppure su Facebook, Twitter o Google+. E non scordare di iscriverti al canale per vedere gli altri video di Scienziati Subito.